Avevo previsto tutto, ragazzi. Ho fatto un video ieri. Piccolo video. Uscito a mezzogiorno, non so se l'avete visto. Comunque, nella voce episodio precedente, è tutto per voi. Ho fatto una ampia analisi della partita, ancora prima che si giocasse. E potrei tranquillamente riprendere quel video, ricaricarlo e usarlo come video reaction a questa partita, perché ci ho colto in ogni punto. Ho visto il Milan post Spezia. Anzi, vi dirò di più, ho visto il Milan post Crotone. Perché io nella partita di reaction contro il Crotone dissi: ragazzi, abbiamo vinto 4-0 col Crotone, ma è il Crotone. Ma ci hanno lasciato tirare tipo 19 volte in porta. E dissi: concretizziamo poco e andando avanti così diventa un problema. Abbiamo giocato contro lo Spezia, che non ci ha fatto tirare in porta. Giocando così è un problema. Abbiamo giocato contro la Stella Rossa. Giocando così è un problema. E guardate un po', il problema è venuto fuori. Perché finché la Stella Rossa, che se non fa gol per un rigore e il secondo gol rubato, e continuo a dirlo, Stella Rossa gol non lo fa. Perché sì, Donnarumma ha fatto due belle parate, ma era un po' fino a se stessa quella squadra. Quando arriva una squadra con carattere, una squadra che sa come punirti, tanto una squadra che ti ha anche affrontato 2 settimane fa, quindi sa i tuoi punti deboli, non ci togli le gambe. Questa è la prima parte di video. La seconda fu che davanti siamo poco concreti. E continuo a ripeterlo. Continuiamo a cercare la manna dal cielo. Continuiamo a fare i passaggini fuori area senza buttare una palla nel mezzo, o magari quando la buttiamo si conclude in poco di niente. Continuiamo a non sfruttare un contropiede, continuiamo a non concretizzare, perché è quello fondamentalmente. Cioè, alla fine, se la Stella Rossa ha fatto un gol su rigore e uno su gol rubato, non abbiamo fatto un autogol e un rigore anche noi. E l'ho detto, il problema è che più si va avanti più mi preoccupa. E come detto ieri, non è tanto il fatto di aver dato, tra virgolette, un derby vinto all'Inter, che anche la Lazio vince più derby della Roma, ma per me tra Roma e Lazio non c'è paragone. Ora no, non voglio che i tifosi laziali se la prendano, però secondo me la Roma più forte della Lazio. La Lazio l'anno scorso ha avuto l'anno che gli è girata bene, ha fatto un post lockdown secondo me molto di bassa qualità, però gli è andata bene. E per me la Roma vale di più della Lazio. Quindi non è fatto aver vinto più o meno derby, perché alla fine quando i derby contano li abbiamo sempre vinti noi. Se infatti di Champions League e l'ultima Supercoppa che hanno giocato, l'ultimo trofeo per cui hanno lottato, l'abbiamo vinto noi, era il 2011, quindi su quello non è che mi preoccupo di tanto. Mi preoccupo per il futuro. Mi preoccupo per il futuro. Perché adesso dobbiamo comunque andare a giocare con la Stella Rossa e non puoi giocare con le riserve. Perché hai capito che il Milan B non può funzionare. E poi mi preoccupa la Roma. Mi preoccupa tantissimo la Roma domenica prossima. Cioè, la Roma sta giocando benissimo. Ha vinto 2-0 a Braga. Che ripeto, tra Braga e Stella Rossa non c'è neanche paragone. La Roma, dopo il disastro Spezia, ha trovato la quadra, ha trovato quello che deve fare. Ha ritrovato la vera Roma, che dal derby con Lazio in poi si era sciolta. Perché è questo che era successo alla Roma. E io ho molta paura di affrontare la Roma. Poi c'è anche da dire che dall'altra parte abbiamo un calendario fino al Napoli, che se è Napoli adesso abbiamo qualche incentivo in più, piuttosto abbordabile, e poi dopo inizia la fase finale con Lazio, Juventus e Atalanta. Io, ragazzi, sono preoccupato perché dico, non è una vittoria, non giustifica mai una prestazione. E al contrario, una sconfitta non
non giustifica la anzi, la prestazione non giustifica la sconfitta. Si vinse 4-0 col Crotone, contentissimi, ma io feci questo appunto su questi determinati punti che oggi si sono rivelati purtroppo essere veri. E non è che se perdi 1-0 perché ti sei preso un contropiede della Madonna al 90esimo, la tua prestazione è giusta, cioè, questa sconfitta è giustificata perché hai giocato meglio. È comunque perso. Cioè non è che devi girarci tanto intorno. E ho detto che con l'Inter, nella condizione in cui abbiamo giocato con la Stella Rossa e con lo Spezia, non ci saremmo tolti le gambe. Ed è così. È due partite in campionato che non segniamo. E questa è la pura, nuda e cruda verità. Adesso c'è da andare a Roma. E ripeto, non è la Roma che viene qui. Noi che siamo a Roma. Ed è diverso. Potrei parlare per 20 minuti, potrei dirvi qualunque cosa, ma l'hanno giocata bene. Hanno punito su due contropiedi. Hanno trovato un gol subito, dove, sì, il più colpevole può essere Kier. Se proprio vogliamo dare una colpa. Calabria non gli ha chiamato l'uomo, Kier era convinto che ci fosse lui, ed è andata così. Ha iniziato un secondo tempo col piglio giusto, e Andanovic ti ha fatto vedere i soci verdi. Perché sono convinto che se una di quelle tre palle entra, siamo qua a raccontare un'altra partita. Perché poi, se una di quelle tre palle entra, poi dopo si gioca a non farci male. Si gioca a non farci più male. Perché si sa che il primo che si scopre poi la piglia nel culo. Però non dovevi allungarti, non dovevi mordere. Sti qua, ha fatto un contropiede e ha fatto il secondo gol. Ha fatto un contropiede e ha fatto il terzo gol. Terzo gol sul primo palo. Sul primo palo. Io ho detto 100% la larga da Chimi, che me importa. Invece no. Ha fatto la cosa più difficile e gliel'abbiamo fatta fare bene. Sul primo palo. Gigio. Sul... È vero che ha tirato 150 all'ora. Ma sul primo palo. Che lo stavi anche coprendo. Lo stavi anche... Diagonale. Che ci fai? Ma si sa che Lukaku non ha... Dico sempre, Lukaku avesse il fisico di Castillejo, giocherebbe in Serie D. È degli anni che lo dico. Nessuno mi vuole credere, ma è la nuda verità. Ok? Ok? È la verità. Quel tiro lì, lo pari! Lo pari! Poi, comunque, non sarebbe cambiato più di tanto. Però ragazzi, l'hanno vinta, l'hanno meritata. E complimenti, complimenti. Vedo un Milan sempre... Che ritorna al Milan di una volta. Che ritorna al Milan cui eravamo abituati. Una squadra stanca, spaccata dagli infortuni. E che c'è da dirgli? Migliore in campo nostro, ma di gran lunga, Teo Hernandez. Ma... senza ombra di dubbio. E del resto non riuscirei neanche a dare dei... Non riuscirei a parlare dei singoli. Perché hanno giocato tutti male... Nel momento in cui abbiamo giocato nettamente meglio, hanno giocato tutti bene. E nel momento in cui abbiamo subito, hanno giocato tutti male. Forse Teo Hernandez questa volta ha retto il duello con Hakimi. E l'ha retto, secondo me, egregiamente. E, infatti, secondo me, tra i due ha giocato meglio Teo Hernandez, nonostante la sconfitta. Però ci sono cose che... Siamo stanchi. Poi, ragazzi, il nostro gioco è quello. Cioè, il nostro gioco è quello... E ciccia, lo imparano e ti mettono i paletti. Mi preoccupa il fatto che dobbiamo giocare in Europa League. E io mi auguro che passeremo il turno, perché se non si passa il turno in Europa League, ragazzi, cioè io non so veramente dove aggrapparmi. Si va a giocare in Europa League, si va a giocare con la Roma, e se non si vince con la Roma non vincono col Genoa, ragazzi. E poi è un problema. Poi è un problemone. Perché poi dopo... A parte che se andrebbe a pari da Roma, perché ho per scontato che domani la Roma vinca a Benevento. E poi dopo da secondi si vince terzi. E poi la Juve, che comunque risalirà. Ragazzi, l'analisi della partita è questa. Alla fine abbiamo cercato il gol mettendo le palle in aria. Hanno messo tre difensori. Proprio... incollati a Ibrahimovic e qualcosa è riuscito a fare. Non ho capito però il cambio Ibra Castillejo, quello non l'ho capito. Ibra Mandzukic ci avrei capito, ma Ibra Castillejo, ragazzi, sto ancora cercando
il perché di quel cambio. Giuro. L'unica giustificazione, Mandzukic non c'era, quindi era solo un pensiero. L'unico motivo che potrei dargli a quel cambio, l'unica ragione potrebbe essere il fatto che l'abbia risparmiato per far giocare il giovedì in Europa. E io continuo a ripetere, continuo a dire, continuo a insistere sul fatto che il giorno che non ci sarà più Ibra non sarà cazzi, cioè o vai a comprare veramente Holland o non ci dai più le gambe, ragazzi. Detto questo, noi ora andremo su Twitch, su Foot, andremo a finire la Weekend League, che mancano 8 partite, tutta ancora in discussione, ci siamo già riqualificati per il turno successivo, quindi tutto può ancora succedere. E vi aspetto domani sempre su Twitch dalle 5:30 in poi con Assassin's Creed 2. E domani a Regno dovrebbe uscire anche la carriera con Milan, magari lì si vince un po' di più. Detto questo, ragazzi, vi chiedo di lasciare like al video, di iscrivervi al canale e di soffrire in silenzio. Il campionato è lungo, possiamo fare meglio, possiamo fare peggio. Ma sono pessimista, sì, così si può fare solo peggio. Buona domenica a tutti.